tranzollo, levati il cappio dal collo. Allora, la paranoia di oggi è che mia madre si è presa il cane. È cominciata così: entra in stanza e mi fa: Mirko, mi prendo il cane. Ho detto: ah, ami gli animali? No, odio l'umanità. Ho detto: vecchia, cioè, a livello filosofico, devo dire che spacchi. Ti rispetto. Mi fa: secondo te che cane devo prendermi? Ho detto: mummia, questa la so. Ti serve un cane da salvataggio. Ti serve uno di quei cani con un fiuto incredibile, no? Un cane in grado di individuare una donna sotto una valanga di cazzate. Ti serve un cane da shopping. E mi fa: ah, ma un cane da shopping non esiste. Vecchia, non preoccuparti, te lo faccio io. Stavolta mi sbatto. Prendo un San Bernardo, gli levo la fiaschetta, gli metto il POS e ve ne andate belli tranquilli a svaligiare le boutique in via della Spiga. Mi fa: no, il San Bernardo è troppo grosso e poi sbava e c'ho già tuo padre. E niente, come sempre ha fatto di testa sua. È andata in non so quale negozio di animali assurdi e è tornata a casa con sto coso isterico, incazzatissimo, microscopico. Cioè, io lo so che esistono i cani in taglia piccola, ma sto qua l'ho guardato, ho detto: cioè, fammi capire, questo è il campioncino, poi se ti piace ti danno quello vero. Fa: ce l'hai col mio cane? Dico: ma, cioè, più che un cane sembra una di quelle palle di pelo che sputano i gatti. Hai provato a cliccarci due volte sopra? Magari si espande. Cioè, metti che è zippato. E lei: no, guarda, cioè, è inutile che scherzi, è il mio cane e lo devi rispettare. Ho detto: scialla, ti reliquia, mi piace già. Cioè, fra l'altro è anche pratico, non devi neanche aprirgli la porta, ci passa sotto. E lei mi fa: piuttosto dimmi, secondo te sto cane mi dona? Ho detto: fai un figurone, sembri la mummia con al guinzaglio il bosone di Higgs. Dice: Mirko, senti, piuttosto come lo chiamiamo? Ho detto: guarda, cioè, dare il nome al cane è la cosa più facile del mondo. Lo guardi in faccia e prima o poi ti viene. E così l'abbiamo chiamato Crampo. Il problema è che Crampo è il cane di mia madre. Quindi, per la prima settimana, il mio Crampo, come facevo prima di Crampo? Dopo una settimana l'ha abbandonato a una sfilata. Praticamente che cosa ha fatto l'Etrusca? È andata a un vernissage e poi gli ha piazzato guinzaglio sotto il tacco di una modella svedese. E ciao! E qui Crampo ha dimostrato di avere le palle, perché dopo 3 giorni è tornato a casa. Oh, è tornato in taxi! E adesso questa modella gli scrive, per cui, cioè, massimo rispetto, Crampo. Fatto sta che ora mia madre non lo considera più. Praticamente non gli dà da mangiare, quando entra in una stanza c'è anche Crampo, non lo considera. Insomma, ha cominciato a trattarlo come uno di famiglia. Così alla fine l'ho adottato, gli ho detto: Crampo, patti chiari, amicizia lunga, tu sarai un cane a sbattimento zero. La cuccia te la faccio con la custodia dell'iPhone, tanto dentro ci stai agevolmente. Per quanto riguarda mangiare, ti chiami un kebab o vai al cinese, come me. Per le esigenze riproduttive, attaccati a quello che ti pare, ma se mi tocchi la PlayStation ti taglio le palle e me ne faccio in fricassea.